dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, che è Gianni Ponzo. Gianni Ponzo è dottore di ricerca, proprio qui all'Università di Torino, titolo di dottore di ricerca, qui all'Università di Torino e all'Università di Losanna. È un esperto di letteratura e di studi religiosi e al momento lavora come ricercatrice all'Università di Monaco. E oggi ci parlerà proprio di narrativa e di teoria del complotto in narrativa. Ma lascio lei la parola. Grazie, accogliamo come sempre. Il primo può essere riconosciuto nel Risorgimento,
medaglie di piombo e il quarto il passaggio dalla prima alla seconda repubblica. Quindi noi analizzeremo alcuni romanzi che trattano di questi eventi traumatici in termini controfisici. E questi romanzi saranno tutti gli esempi che ci permetteranno di sottolineare alcuni temi, personaggi e fattori stilistici tipici della narrativa del complotto all'italiana. Dunque, questo intervento si divide in 7 parti dedicate a una rassegna di diversi tipi di narrativa del complotto e infine ci sarà una riflessione che ci condurrà verso una possibile tipologia della teoria del complotto come genere letterario. Quindi una prima parte sarà dedicata a 2 romanzi di Eco, poi parleremo di Rino Camilleri, poi diremo qualche parola sulle organizzazioni tra i romanzi di mafia, vi dirò qualcosa su quello che a me sembra una dissacrazione del complotto, poi parleremo di Andrea Camilleri, infine di Ghiacciardi e arriveremo poi alla nostra conclusione. Cominciamo dunque con Umberto Eco. Dunque, il cimitero di Praga e il numero 0 toccano tutti e 4 i momenti della verità che abbiamo citato. Infatti, il cimitero di Praga è ambientato non solamente, ma anche, cioè, parla anche del risorgimento italiano. Mentre il numero 0 è ambientato negli anni 90, nei primi anni 90, e parla sia della caduta del fascismo che degli anni di Roma. Ora, la posizione di Umberto Eco sulle teorie del complotto è ben nota. Secondo Eco, i soli complotti veramente pericolosi e reali sono quelli che diventano di pubblico dominio. Se un complotto rimane segreto, secondo Eco significa o che è una bufala oppure che è fallito. Come poi è stato spesso notato, Eco ha scritto i suoi romanzi di argomento complottista deliberatamente giocando sui simboli, gli stereotipi, i motivi, gli stili interpretativi della letteratura autenticamente complottista. E nel cimitero di Praga si trova una vera e propria dichiarazione di poetica complottista. Il protagonista, come penso saprete, è una vecchia spia che narra, insomma, la sua vita di macchinazioni. E da giovane questo Simonini rimase molto colpito dalla lettura di un romanzo di Dumas, il Giuseppe Balsamo. E grazie a questa lettura egli arriva a comprendere la struttura soggiacente di ogni complotto. Quindi leggiamo, e mi domandavo se il Vate, cioè Dumas, non avesse scoperto la forma universale di ogni complotto possibile. Pensiamo ai congiurati che provengono da ogni parte del mondo a rappresentare i tentacoli della loro setta, raduniamoli in una ragione, in una grotta, in un castello, cimitero, cripta, cortese ragionevolmente buio, facciamo pronunciare da loro un discorso che diventano le trame e la volontà di conquistare il mondo. Io ho sempre conosciuto persone che temevano il complotto di un qualche unico culto, quindi gli ebrei per il nonno, i massoni per i gesuiti per mio padre Garibaldino e via. Chissà quant'altra gente c'è ancora a questo mondo che pensa di essere minacciata da una cospirazione. Ecco qua una formula che tira a piacere a ciascuno il suo complotto. E da questa illuminazione circa la vera natura della narrazione del complotto nasce in Simonini l'idea di creare quel falso storico che sarà poi noto come i protocolli dei Savi di Sion. Simonini è un personaggio sordido, paranoico, crudele e la sua figura riprende almeno in parte lo stereotipo del grande vecchio, cioè quel capo misterioso di tutte le congiure. Tuttavia neanche lui ha il pieno controllo delle sue azioni, infatti non prevede l'immensa importanza che poi i protocolli avranno nella storia del XX secolo. E anche il numero zero, il più recente romanzo di Eco, che è uscito pochi mesi fa, è dominato da atmosfere cupe e sinistre. Troviamo un personaggio in questo romanzo che incarna in modo perfetto e quasi caricaturale il personaggio paranoico, quello che vede complotti dappertutto, che si chiama Romano Braccadocio. Braccadocio è descritto dal narratore Colonna, che è un ex correttore di bozze e scrittore fallito, e Braccadocio e il narratore lavorano entrambi per un giornale fantasma.
di proprietà di un commentatore che non ha nessuna intenzione di pubblicarlo, ma vuole soltanto usarlo per intimidire dei pezzi grossi affinché lo facciano entrare nelle alte sfere del potere. E quindi c'è una serie di riunioni di redazione che costituiscono una sorta di ironico manuale su come fare cattivo giornalismo. Come potete vedere da queste citazioni, Bragadoccio ha qualcosa di laido nella sua fisionomia. Bragadoccio ha abbracciato una radicale filosofia del sospetto, dovuta alla certezza di vivere circondato da una menzogna. Egli dice appunto: i giornali mentono, gli storici mentono, la televisione oggi mente, non mi fido più di niente, viviamo nella menzogna e, se sai che ti mentono, devi vivere nel sospetto. Io sospetto, sospetto sempre. Questo atteggiamento è poi dovuto anche a una delusione di gioventù, quando egli era preso dall'entusiasmo sessantottino, ma poi scoprì che Mao aveva ammazzato più gente di Stalin e Hitler messi insieme. E quindi decide di dedicarsi esclusivamente a fare il giornalista che va a caccia di complotti. Naturalmente, come vedete, egli è un paranoico, ha delle manie di persecuzione, vede inganni e sospetti dappertutto, i sospetti non sono mai esagerati, eccetera. Riesce a vedere un complotto contro di lui perfino negli annunci pubblicitari dell'automobile. Non solo è paranoico, ma questo personaggio sembra anche avere quella malattia di cui Eco parla varie volte, riferendosi al personaggio di un essere memorioso di Borges, quell'uomo che, ricordando ogni cosa, era un perfetto idiota. Perché? Perché non era in grado di effettuare quella elementare pure necessaria selezione di informazioni a cui è giusto dare peso e quelle che invece è meglio insomma, tralasciare o dimenticare. E ad aggravare questa situazione, Bragadoccio è persuaso che tutto si lega sempre con tutto a saper leggere i fondi di caffè. Quindi, persuaso com'è di vivere nella menzogna, lo scopo della vita di Bragadoccio è quello di trovare la verità. Partendo dal presupposto che la vulgata comune è troppo semplice, egli ricostruisce a modo suo tutta la storia nazionale italiana a partire dalla caduta del fascismo. La sua interpretazione si basa su due fattori principali. La prima è una logica distorta, azzardata, possiamo chiamarla una pseudologica, che è un tipico sintomo della malattia di interpretazione che è la paranoia. Per esempio, se torniamo a Melli, egli definisce la paranoia proprio come un interpretive disorder that revolves around questions of control and manipulations. E il secondo fattore nella interpretazione di Bragadoccio è la sua passione microfila. Bragadoccio è irresistibilmente attratto non solo da luoghi cupi e sinistri, ma proprio dai cadaveri, dalle ossa. La passione microfila quindi sembra avere un peso determinante nell'elaborazione della sua teoria del complotto. E sembra esserne anzi l'ingrediente principale insieme a questa sorta di pseudologica. Nella visione di Bragadoccio, infatti, tutta la storia nazionale ruota attorno al motivo della morte di Mussolini. Ma Mussolini non assume qui i connotati del grande vecchio, di colui che macchina nell'ombra. Egli è piuttosto un oggetto della storia, compare soprattutto come corpo morto, diciamo. E infatti non mancano le descrizioni di particolari macabre. E come l'ossessione di Simonini per gli ebrei veniva da suo nonno, quindi dal suo trascorso familiare, questo vale anche per Bragadoccio, che è stato colpito dal coinvolgimento di suo padre e di suo nonno con il regime fascista. Quindi, secondo Bragadoccio, dopo la disfatta, Mussolini riesce a fuggire in Argentina, dove vive per 25 anni. Al suo posto viene arrestato e ucciso un soldato. Poi il ritorno di Mussolini diventa l'asse portante di una congiura, la congiura di Borghese del 1970, la quale però fallisce perché il vecchio Mussolini non resiste al lungo viaggio di ritorno in Italia. Questo colpo di Stato è organizzato grazie alla cooperazione di innumerevoli e potentissime società segrete. Quando però queste società segrete, con la morte di Mussolini, si vedono private del loro simbolo centrale, sono costrette a cambiare strategia e da quel momento cominciano tutti gli attentati terroristici che caratterizzano gli anni di piombo. Lo stesso Bragadoccio, come vediamo,
girare la testa. E il nome braccagoccio in inglese evoca un millantatore, un fanfarone, e forse questo nome può derivare proprio da questa sua presunzione di essere il solo a cogliere la verità di questo complotto nascosto. E inoltre Braccagoccio teorizza che ci siano ancora molti gruppi attivi nell'ombra. Quindi, quando lui viene assassinato misteriosamente dopo aver rivelato questa storia al narratore e al direttore del giornale, questi due sono colti dal panico. Il primo smantella la redazione del giornale da oggi al domani e fugge in Svizzera, mentre il narratore viene contagiato dalla malattia di Braccagoccio e comincia a sua volta a vedere complotti dappertutto e a soffrire di manie di persecuzione. Colonna però si riprende grazie alla sua compagna Maya e grazie a un programma della BBC che mostra in parte i segreti che lui conosce. E questa rivelazione parziale e banalizzata ha due effetti, cioè da una parte neutralizza il segreto che non è più tale, ma dall'altra, essendo così banalizzata e impoverita, serve questa narrazione serve anche a nascondere meglio l'autentico segreto. Quindi da questa paranoia Colonna arriva a quella che lui definisce una calma sfiducia nel mondo che mi circonda, quindi questa fase patologica viene in qualche modo superata. E infine il narratore e la sua compagna si abbandonano ad una riflessione pessimistica sul perché le teorie del complotto hanno scarsa presa in Italia. Gli italiani hanno vissuto molti momenti traumatici, invasioni barbariche, massacri, saccheggi. Dunque, nulla può più turbarlo. Leggiamo, servizi deviati, cose da far ridere rispetto ai Gorgia. Siamo sempre stati un popolo di pugnali e veleni. Siamo vaccinati. Qualsiasi storia nuova ci raccontino, diciamo che ne avevamo sentite di peggio. E forse queste e quelle erano false. L'unico problema serio per il buon cittadino è non pagare le tasse, poi quelli che comandano facciano quello che vogliono. Tanto è sempre la solita mangiatoia. E amen. Il fatto che rivelazioni come quelle relative alla strategia dell'attenzione non destino più stupore né indignazione viene interpretato come un sintomo però anche di decadenza morale. Secondo Colonna, infatti, in un prossimo futuro non ci saranno più i chiaroscuri in barocco, cose da controriforma, ma i traffici emergeranno en plein air: corruzione autorizzata, mafioso ufficialmente in Parlamento, evasore al governo e in galera solo i ladri di collane a Sbalanzi. Fine della piena la televisione italiana. Sì. Tutto viene ridotto da una farsa, sostanzialmente. Esatto. Dunque, se Eco è l'autore più immediatamente connesso con le teorie del complotto, non solo per via dei suoi romanzi, ma anche per via delle sue dichiarazioni accademiche e mediatiche, esistono però altri autori che adottano questo tema complottista nelle loro opere e vedremo alcuni di loro per ritrovare dei caratteri comuni. Parliamo adesso di un romanzo di Rino Camilleri che si intitola Immortale Opium, pubblicato nel 2007. Si tratta di un giallo ambientato negli anni successivi al Risorgimento. Due sacerdoti cattolici indagano sull'assassinio di un gruppo di massoni che in passato hanno profanato la salma di Pio IX. I colpevoli sono i membri di un'associazione segreta che apparentemente vogliono scatenare un nuovo conflitto mondiale, per ripristinare il potere della Chiesa che recentemente era stata, insomma, il cui regno terreno era stato conquistato dal nuovo Stato italiano. Quindi, come si vede, tra sette segrete, poi c'è tutto un simbolismo, assassini senza volto, abbiamo tutti gli ingredienti tipici della narrativa del complotto. Nel romanzo poi si delinea nettamente un'opposizione tra la Chiesa, che rappresenta il bene e la vera religione, con la rivoluzione, che vuole invece instaurare una religione in cui Dio è l'uomo e l'unico Dio di se stesso. La nuova classe dominante del nuovo Stato unitario italiano è rappresentata come, e cito, un club sotterraneo di fuori di testa, di positivisti di giorno e stregoni la notte. Quindi come una setta di persone che di giorno proclamano la virtù della razionalità e di notte invece si dedicano a ogni sorta di rituale esoterico. E in effetti, come spiega poi uno degli altolocati massoni che avevano partecipato all'assalto al feretro di
si colloca la figura di un misterioso e terribile vecchio. Si tratta di un uomo veramente vecchissimo, dall'aspetto cadente eppure allo stesso tempo demoniaco, il quale racconta la storia del Risorgimento da una prospettiva rivoluzionaria e parla con un interlocutore misterioso, di cui non conosciamo neppure il nome. E solo verso la fine del romanzo si scopre l'identità dei due. Il sinistro vecchio si chiama Lucius e ha convocato un sacerdote, Don Pascale, per dirgli che la chiesa sta per terminare, la chiesa sta per essere rovesciata. Dunque, secondo Nubius, tutta la storia risorgimentale è stata pilotata da una mente rivoluzionaria nascosta che ha tessuto un'intricata rete di cospirazioni e che riesce a muovere le fila della storia grazie ad una lungimiranza che manca a chiunque altro. Nascosta dietro a false ideologie diffuse grazie alla propaganda, la rivoluzione usa le utopie per indurre ingenui idealisti ad agire per i suoi oscuri scopi. Di fatto però la rivoluzione non ha un ideale definito, la rivoluzione è fine a se stessa, ovvero, come si diceva, instaurare questa religione in cui l'uomo è l'unico Dio. La massoneria a sua volta è soltanto uno degli strumenti di cui la rivoluzione si serve e presto avrà fatto il suo tempo e verrà a sua volta messa da parte. Così come tutte queste tendenze esoteriche e occultiste che vengono da Nubius descritte come degli accidenti secondari e in fondo visibili. E parla per esempio anche di Garibaldi, il quale accettò la presidenza di una società spiritica e scrisse una lettera in lode all'Anticristo. Dunque Nubius, questo vecchio, è l'avversario tremendo dei troni e della Chiesa ed è una creatura ultracentenaria. Leggiamo questa citazione. Nessuno ha mai saputo chi si celasse dietro a quel nome, ma era l'eminenza grigia dietro a ogni complotto, il burattinaio sopra ogni congiura. Le polizie di tutta Italia non riuscirono mai nemmeno a identificarlo. Per molti era solo un mito, privo di esistenza effettiva, un modo per confondere le polizie inducendole a pensare che con i loro arresti tagliavano solo rami senza mai poter risalire all'albero. Invece esisteva e come. Nell'ultimo capitolo del romanzo, Nubius è rappresentato come l'incarnazione di un'idea. Si delinea una separazione crescente tra questo corpo macilento, miserevole, sempre più cadente, e il suo spirito, che invece è immortale e dotato di una tremenda energia. E vediamo quest'altra citazione. La sua voce si faceva a volte più stridula e gracchiante, altre profonda e cavernosa. Proveniva da lui, certo, ma in determinati momenti si aveva l'impressione che non fosse sua, come se un altro lo usasse da maschera e travestimento. Anche la sua testa, le sue mani, le sue spalle sembravano in quegli istanti come tirati da fili invisibili. Parlava ed ecco un povero vecchio asmatico e catarroso, spettro rinsecchito dell'uomo adulto che doveva essere stato una volta. Parlava ed ecco assumere l'aspetto di una statua e di una scultura demoniaca, possente, malefica. Dato il suo spirito immortale, Nubius può prevedere il futuro. Egli ha pianificato e avviato un processo che non si potrà in nessun modo arrestare o cambiare. In un momento di vera trasfigurazione, in una sorta di epifania, Nubius rivela quella che è la sua vera identità. Egli è la personificazione della rivoluzione e della macchina. Leggiamo: io non sono il momentaneo sconvolgimento dell'ordine pubblico, né la sommossa che buia nelle contrade, né la congiura che cospira nell'ombra, né la sostituzione di una dinastia con un'altra, né il cambiamento della monarchia in repubblica. Non sono Otello, né Cartesio, né Marat, né Robespierre, né Babeuf, né Mazzini, né Kossuth. Costoro sono miei figli, ma non sono me. Queste cose sono opere mie, ma non sono me. Questi uomini e queste cose sono infatti transitori, ma io sono uno stato permanente. Io sono il rifiuto di ogni ordine religioso e sociale non stabilito dall'uomo e del quale egli non è re e Dio tutti insieme.
Sono la religione della ribellione. Io sono Prometeo scatenato. In una parola, io sono l'anarchia, perché io sono Dio spodestato e sostituito dall'uomo. Ecco il motivo per cui mi chiamo rivoluzione, cioè capovolgimento, perché colloco in alto chi, secondo le leggi eterne, dovrebbe stare in basso, e metto in basso chi dovrebbe stare in alto. Questo io sono. E il mio nome, anagrafico, quello di battaglia, non hanno importanza, neanche chi adesso ti parla ha importanza, perché io sono eterno, e c'ero prima, e ci sarò dopo che questo corpo sarà morto. Ormai la via è tracciata e non si potrà non seguirla. Ormai ogni sforzo potrà solo rallentare la valanga, non fermarla. Essa andrà verso il suo fine ultimo, che è tutto ed è niente, una risata cosmica. Quello che davvero spinge Nubius è l'odio. Egli dice che è sempre stato solo, perché è solo l'amore ad avere bisogno di essere ricambiato, mentre l'odio deve stare solo e da questo trae una forza molto maggiore rispetto a quella dell'amore. Secondo Nubius non saranno neanche necessarie azioni estreme per spodestare la Chiesa. Secondo lui la propaganda sarà un'arma più che sufficiente. Cito, no, niente ghigliottina, gli lasceremo chiese e santuari invece, in attesa che si svuotino piano piano da soli. Prima o poi l'argomento religione creerà solo imbarazzo nelle conversazioni. Lo stato al quale Nubius aspira è in fondo il dispotismo più totale e assoluto che si sia mai visto. Egli chiama questo regime criptocrazia. Leggiamo, alcuni pagliacci gli si metteranno in primo piano a fare i presidenti, i ministri, i capi di governo e saranno più che contenti di prestare le loro facce e mettere a disposizione le loro teste di legno in cambio di un pugno di privilegi e qualche crosta gettata in pasto alla loro vanità. Ma chi comandi davvero? Non si saprà mai. Badate, non perché il vero potere sarà occulto, ma perché al contrario sarà sotto gli occhi di tutti e come tutte le cose evidenti non si vedrà. Questo comando non sarà mai scalzato o abbattuto, perché non si saprebbe a chi sparare. Quando anche qualcuno per avventura se ne accorgesse, non verrebbe creduto. In ogni caso, non potrebbe farci nulla. Il mondo che verrà non sarà più governato, ma, diciamo così, guidato. Anche la cattura dei rivoluzionari è prevista da Nubius, fa parte del suo piano, non basterà a fermare l'ingranaggio. Quindi le sue profezie sono in fondo abbastanza realistiche e chiudendo il libro, dopo questa epifania di Nubius, il lettore è portato a chiedersi se non ci sia una parte di realtà, se forse questa criptocrazia non caratterizza anche un po' il suo mondo. Quindi è un aspetto complottistico questo di se stesso. Certamente. Quindi, come il cimitero di Praga, anche questo romanzo si basa su questo motivo ricorrente del vecchio che nell'ombra muove i fili della storia. Ma mentre Simonini è rappresentato in fondo solo come un vecchio che soffre di vari gravi disturbi psicologici, Nubius è rappresentato quasi come una potenza sovrannaturale, come un corpo laico posseduto da un malvagio spirito immortale. Dunque, nella letteratura italiana il motivo del complotto organizzato da una mente invisibile non è proprio solamente di quel genere letterario ispirato più apertamente alle teorie del complotto come i romanzi di Eco o come il romanzo di Camilleri che abbiamo appena visto. Caratterizza infatti anche il genere dei romanzi di mafia. Ciò che contraddistingue questi romanzi è un diverso tipo di senso di ansietà, di mistero, di quello che gli inglesi chiamano uncanniness. Se i romanzi complottistici giocano sulla profusione, come abbiamo visto, di tinte sinistre, di descrizioni macabre, di personaggi inquietanti e così via, e di elementi esoterici, i romanzi di mafia sono inquietanti al contrario, proprio per il loro realismo, che viene o dalla somiglianza con i fatti di cronaca, molto simili a quelli che realmente caratterizzano insomma, la realtà in cui viviamo e che tutti leggiamo sui giornali, oppure dall'adesione del genere, del sottogenere del romanzo saggio, ossia sì un racconto romanzesco, ma che è presentato come basato su una seria ricerca di archivio
e quindi sulla narrazione di comprovati fatti storici. Un esempio di questo sottogenere è un romanzo saggio di Leonardo Sciascia, pubblicato nel 1976, che si intitola I pugnalatori. I membri della cosiddetta setta dei pugnalatori uccidono contemporaneamente 13 persone in 13 punti diversi di Palermo che formano una stella sulla mappa della città. I pugnalatori sono dei popolani prezzolati che non conoscono il loro mandante. Questo mandante segreto è il potente principe di Sant'Elia, che però risulta intoccabile. Il principe è mosso anche lui da un'insaziabile sete di potere che lo porta ad organizzare un'azione di tipo terroristico per minare il già fragile neonato Stato unitario italiano, sperando appunto di ottenere onori e privilegi di quelli che già ha. Mentre i più poveri dei pugnalatori vengono condannati a morte, il principe mantiene tutti i suoi privilegi e non viene punito in nessun modo. E pur essendo ambientato negli anni immediatamente successivi al Risorgimento, questo romanzo è pieno di riferimenti, alcuni diretti, altri indiretti, alla realtà contemporanea di Sciascia, e ci sono espliciti riferimenti alla strategia della tensione, di cui questo episodio risorgimentale viene definito una sorta di antecedente, di modello per quello che verrà poi nel XX secolo. Un altro esempio di organizzazione aetra sia nel romanzo risorgimentale La mossa del cavallo di Camilleri, e anche in questo caso, pur sapendo che effettivamente un potente capo mafioso controlla l'economia, la politica e in pratica tutta la vita pubblica di alcuni paesi siciliani, le autorità non possono fare nulla per incastrarlo. E anche in questo caso, come anche nel romanzo di Sciascia, onesti funzionari statali si ritrovano assolutamente con le mani legate, e quindi questi malfattori vengono lasciati in piena libertà di azione. Perché nonostante sia possibile catturare dei membri più o meno importanti dell'organizzazione, questi possono essere sempre sostituiti, mentre è praticamente impossibile arrivare alla testa, al cuore dell'organizzazione. Quindi, in questo tipo di testi, anche nei casi in cui si scopre chi sia la mente che agisce nell'ombra, quindi l'autore dei complotti, risulta impossibile neutralizzarlo. E dunque l'inquietante conclusione è che questo sinistro agente rimane libero di attuare i suoi complotti e i suoi delitti senza che sia possibile proteggersene. E questo senso di impossibilità di difesa, di dover vivere in balia di una realtà dominata dal crimine, unito al realismo e alla somiglianza con le situazioni reali, costituisce il lato inquietante di questo sottogenere letterario, che è anche forse uno dei lati che lo avvicina maggiormente alla narrativa complottista mainstream, diciamo. Non sempre, però, il motivo del complotto nella letteratura italiana assume tratti così drammatici. Infatti, soprattutto nella letteratura di argomento risorgimentale, ci sono casi in cui la tendenza al complotto viene rappresentata come una sorta di propensione nazionale che caratterizza dei personaggi di furbi arrivisti. Questi personaggi possono essere descritti con un certo disprezzo, ma allo stesso tempo anche in toni praticamente caricaturali. Facciamo un piccolo esempio tratto dal Gatto Pardo, la descrizione di Calogero Sedana, che nel Gatto Pardo appunto andava avanti e indietro in tutto il territorio come un pipistrello, in carrozzino, sul muro, a piedi, pioggia serena che fosse, e dove era passato si formavano circoli segreti, si preparava la strada per quelli che dovevano venire. Un castigo di Dio, eccellenza, un castigo di Dio. Un altro esempio è costituito dai personaggi di Foroni e Coronato in un romanzo che si intitola L'eredità della Priona, di Carlo Alianello, pubblicato nel 63. Sono i maggiorenti di un paesello di Basilicata, sono corrotti, godono della morte e della malavita, e anche se hanno dei tratti caricaturali, per esempio nell'aspetto fisico, uno è basso e grasso e l'altro è alto e magro, e anche nel loro modo di comportarsi. Per esempio si affannano subito a cambiare statue e ritratti a casa loro appena si verifica un cambiamento di religione.
Sono, insomma, doppio giochisti. Prima sono ferventi borbonici, poi passano al partito garibaldino, ma questo non impedisce loro di cospirare nell'ombra per una restaurazione borbonica, quindi non si capisce mai bene da che parte stanno e complottano un po' in tutte le direzioni. Sono anche dei mandanti di crimini e di assassini. Ma in questi, diciamo, cospiratori paesani non c'è nulla della grandiosità dei grandi complottatori come Mubius o anche Simonini a modo suo. Sono un po' dei cospiratori paesani, sono dei borghesucci che badano al loro interesse personale. Per quanto suscitino sdegno o disprezzo, non si elevano mai al di sopra delle loro mene meschine, materiali. E quindi rimangono personaggi macchiettistici, a volte perfino buffi, più trafficoni e intriganti che grandi complottatori nell'ombra. Quindi, nella letteratura italiana la teoria del complotto è spesso, possiamo dire, dissacrata, cioè privata di quel mysterium, tremendum e fascinans che secondo Rudolf Otto costituisce la sacralità. Questo avviene, come abbiamo visto, mediante l'ironia, la riduzione caricaturale del complotto e dei loro agenti, pensiamo a Daniello, al nostro esempio fatto dal Gattopardo, oppure mettendone a nudo le paranoie o la logica distorta. Questo è quello che vuole fare Eco, come lui stesso spiega varie volte riguardo ai suoi romanzi. Una terza via, un terzo motivo per che dissacra il complotto e riduce la grande cospirazione è l'ironico accento posto sulle conseguenze collaterali del complotto. Questo accento posto sulle conseguenze collaterali riduce drasticamente il potere di questi agenti misteriosi, riducendole a una dimensione di una direzione umana e fallibilissima. Campione di questa analisi di conseguenze collaterali è proprio Andrea Camilleri. Torniamo un attimo a Popper. Dunque, secondo Popper, una cospirazione non si realizza mai nei modi in cui è stata intesa. Infatti, nella vita sociale, nulla risulta mai proprio come noi avremmo voluto, ma quant'anche dovessimo realizzare in parte i nostri scopi, insieme alle conseguenze che noi abbiamo voluto, dobbiamo accettarne anche altre che non abbiamo voluto, quindi degli effetti collaterali che purtroppo avvengono, e che dobbiamo accettare, sono imprevisti, indesiderati, ma allo stesso tempo anche inevitabili. La teoria di Popper potrebbe quindi essere definita come una teoria delle conseguenze collaterali del complotto. Il romanzo di Camilleri, Il birraio di Preston, che è stato pubblicato nel 1995, sembra una perfetta rappresentazione letteraria di questa teoria. È ambientato nei difficili anni dopo il Risorgimento e si fonda questo romanzo su tre diversi complotti. E questi tre complotti determinano una serie di tragicomiche conseguenze collaterali. Questa è una sorta di struttura semplificata del romanzo. È un romanzo che non segue affatto l'ordine cronologico dei fatti e quindi i capitoli si susseguono in una sequenza apparentemente casuale. Ma il perno della narrazione è costituito, come dicevamo, da tre complotti, con numerose analessi e prolessi che ne spiegano gli antefatti e le conseguenze. Poi possiamo distinguere anche tra conseguenze dirette, conseguenze primarie e conseguenze secondarie. Cominciamo dalla linea narrativa principale, dai fatti veramente centrali. Dunque, primo antefatto, qui è Ains. Il prefetto di Montelusa, il fiorentino Bortuzzi, stabilisce che il teatro di Brigata sia inaugurato con la rappresentazione di un'opera intitolata Il birraio di Preston. E i brigatesi si oppongono a quest'ordine per via di una storica rivalità con i montelusani. Allora abbiamo il primo intrigo X o complotto X. Bortuzzi, che è il prefetto, incarica un mafioso, Ferraguto, di garantire la riuscita della rappresentazione con qualunque mezzo, quindi anche con la violenza eventualmente. Abbiamo allora il secondo complotto, intrigo Y. I membri del circolo cittadino di Vigata,
mattino si susì dalla seggia, corse alle finestre, tirò le tende a fare scuro, mentre il preside Pozzo addormava un lume. Attorno a quella luce si ritrovarono tutti a semicerchio. Il medico Gammacurta attaccò con voce da baritono, suoni la tromba intrepido. Prima gli si unì come da partitura il commendatore, poi uno a uno tutti gli altri. In piedi, tagliandosi occhi negli occhi e si stringendosi le mani a catena, abbassarono distinto il volume del canto. Erano congiurati, lo erano diventati in quel preciso momento nel nome di Bellini. Il birraio di Preston, opera lirica di Luigi Ricci, imposta dal prefetto di Montelusa, non sarebbe passato. Arriviamo poi al terzo complotto. Avuta, che chiamiamo Intrigo Z, avuta notizia della tensione che regna a Vigata per questo motivo, l'agitatore mazziniano Traquandi viene inviato da grandi personaggi come per esempio il deputato Colaiani, viene inviato a Vigata per cercare di ingigantire la questione fino a farla diventare un caso di Stato. È un problema talmente grave da minare la stabilità già traballante del governo. Questo terzo complotto può in un certo senso essere considerato una sorta di conseguenza collaterale dei primi due. Il fatto centrale, CX, è dato dalla rappresentazione. Gli spettatori infatti boicottano l'opera prendendosene in gioco, insomma schiamazzando il teatro e così via. Ma a un certo punto, per misteriose circostanze, scoppia il panico in teatro. Ma dei militi sono incaricati dal prefetto di non lasciare uscire la gente e quindi si scatena una vera e propria battaglia. Quando poi, alcune ore dopo, è tornata la calma, l'agitatore Traquandi va a incendiare il teatro. Ecco, ora amplierei un pochino il raggio considerando anche ulteriori eventi relativi a linee narrative minori. Consideriamo alcuni solo degli antifatti. Antifatto 1. Dunque, l'ingegnere Hoffer ha inventato e costruito una macchina per spegnere gli incendi e non vedeva la Nicolota. Poi, antefatto 2. Concetta Riguccio è rimasta vedova a 20 anni. Dopo 5 anni di solitudine incontra finalmente un giovane a messa e di domenica in domenica, soltanto gesti, i due organizzano un primo incontro amoroso. Antefatto 3. Il professor Carnazza ha sposato una donna di 30 anni più giovane che la comanda Bacchetta. Forse per compensare questa infelicità coniugale è diventato un alcolizzato. Antefatto 4. Turi Trumacca è un povero scaricatore di porto e vive con una famiglia numerosissima in un minuscolo stambugio con tutte queste persone. E sua madre invece abita in un bellissimo appartamento in una casa nuova dove, dopo la sua morte, Turitru sogna di trasferirsi con la sua famiglia. Antefatto quinto, il giornalista Micio Cinia, che è noto per la sua vena tagliente e irriverente, è fidanzato con la figlia di un ricco allevatore di pecore. Le conseguenze che tutta questa trama di intrighi hanno, vediamo solo alcune. La conseguenza dell'antifatto 1 è che finalmente, grazie all'incendio, Hoffer, che era tanto impazzito, ha l'occasione di collaudare la sua macchina spegnifuoco. Conseguenza 2. Concetta e il suo amante, il cui primo e ultimo incontro si svolge proprio nella notte dell'incendio, muoiono soffocati dal fumo. Perché Concetta abita proprio di fronte a questo teatro che va a fuoco. Conseguenza 3a. Il professor Carnazza, giustamente obbligato dalla moglie, deve partecipare a una conferenza che Ferragutto ha indetto, il mafioso, ha indetto per promuovere l'opera lirica. Ma il professore si presenta completamente ubriaco e la conferenza è un disastro e a un certo punto l'oratore sparisce. Conseguenza 3b. Una prolessi ci narra che soltanto nel secondo dopoguerra il corpo del professore viene ritrovato in un baule dove si era sdraiato durante una pausa della conferenza e poi non era più riuscito ad uscirne. Conseguenza 4. La casa, anche la casa della madre di Turitru, si trova proprio vicino al teatro e quindi questo appartamento tanto agognato da Turitru va in fumo e però non riesce comunque a salvare la vita di sua madre. Conseguenza 5. Il mafioso Ferragutto apprende che questo
giornalista Micio Cigna vuole scrivere un articolo al Vetriolo contro l'opera del birraio e quindi ricatta suo suocero. Quindi scoppia una tremenda lite di famiglia e alla fine, per non rinunciare al suo matrimonio, il giornalista scrive un articolo in lode al famoso birraio. Ancora le conseguenze 6A e B. Dunque, il medico Gamacurta, che vi ricordate è quello che ha mentorato con voce da baritono, insomma è uno dei congiurati del nome di Bellini, ecco, litiga con la moglie perché non vuole andare alla rappresentazione, ma alla fine lei lo costringe e quindi ci va. La conseguenza 6B è che Gamacurta non accetta di essere rinchiuso dal teatro, nel teatro dei Miti, e quindi esce da una porta secondaria, un milite lo scambia per un altro e affretta. Quindi, alla fine, ciascuno dei tre complotti fallisce e ottiene scopi ben diversi da quello che si era prefissato. Infatti, Bortuzzi e Ferragnito, il prefetto e il mafioso, ottengono sì che la rappresentazione abbia effetto, ma il tutto si svolge e si risulta un completo disastro. E Bortuzzi si rovina la carriera per questa cosa, e Ferragnito viene addirittura ucciso perché è stato screditato e quindi un mafioso più potente ne ha approfitta per ucciderlo. I Vigatesi, a loro volta, non riescono ad ottenere che la rappresentazione non abbia luogo, devono subire la rappresentazione, ottengono soltanto la distruzione del teatro, numerosi feriti e pure alcuni morti. A sua volta Trapandi, che ha incendiato il teatro per far scoppiare il caso nazionale, viene ucciso dagli uomini del questore, che così mette tutto a tacere, quindi anche il suo complotto in realtà fallisce. Quello che invece i tre complotti davvero originano è tutta una serie di conseguenze collaterali che uniscono in una bizzarra catena di cause ed effetti personaggi e fatti che di primo acchito non c'entrano assolutamente nulla gli uni con gli altri. Così, per esempio, due poveri passanti forestieri che stanno parlando male, ignari, della birra come bibita, vengono picchiati da Ferragnito il mafioso, appunto solo per questo motivo. Oppure la povera vedova che finalmente, dopo tanti anni, aveva ritrovato l'amore, muore proprio la notte del primo incontro con l'innamorato. Oppure l'onesto, da tutti conosciuto come persona rettissima, questo medico Gamacurta, paradossalmente viene ucciso come un qualunque malfattore. Dunque, per quanto le varie parti in causa si affannino, le conseguenze delle loro azioni sono sempre in fondo opposte ai loro propositi, oppure assolutamente imprevedibili, paradossali. Una casualità capricciosa sembra governare le cose degli uomini a scapito dei loro sforzi per controllare l'andamento delle cose. Lo si vede per esempio nell'episodio centrale, quando il panico e il fuggi-fuggi generale sono originati non per volere del figlio del prefetto e neppure per i famosi congiurati del nome di Bellini, ma per una concatenazione di eventi assolutamente casuali. Quindi perché si scatena il panico? Allora, le ragioni sono queste, la concatenazione dei fatti è questa. Primo, un milite, addormentandosi in piedi, lascia partire un colpo di moschetto e si ferisce cominciando a gridare. Secondo, la soprano, che era già tesissima per via di tutte le contestazioni che stava subendo in sala, al sentire questo rumore emette una stecca acutissima. A questo punto, terzo, tutti si spaventano e i membri dell'orchestra lasciano cadere per terra i loro strumenti e si danno alla fuga. Il rumore degli strumenti, amplificato dalla cassa armonica del teatro, sembra a tutti il rumore di un terremoto. Ed è per questo che si scatena il panico generale, il fuggi-fuggi, la battaglia e tutto il resto. Quindi non è stato il volere dei cospiranti, è proprio pura casualità, conseguenze veramente collaterali. Quindi la narrazione di questi goffi complotti e della direzione fatalmente distorta che prendono invece le vicende è pervasa sempre da una grande vena ironica, però allo stesso tempo è anche venata di pietà per queste povere vittime innocenti dei complotti e della fatalità. Il narratore camilleriano condivide con quello di numero zero di Eco la mania della citazione. Il titolo di ciascun capitolo del birraio è una citazione letteraria che poi viene spiegata alla fine nel sommario. E Coloma, il narratore di Eco di cui abbiamo parlato, è per sua stessa missione un cattivo scrittore proprio perché non sa rinunciare a quello che lui chiama il vizio della citazione.
E gli scrive: per liberarmi del vizio della citazione mi sono decisa a non scrivere più. L'ironia di questa affermazione consiste da una parte nella allusione a un carattere tipo, uno dei caratteri tipici di Eco narratore, questo dell'intertestualità e della citazione, e dall'altra dal fatto che si tratta evidentemente di una menzogna, siccome questa frase è scritta nel prologo di un romanzo, quindi non è vero che non scrivo più. Il romanzo stesso poi è pieno di citazioni, come per esempio si trova una citazione, un riferimento abbastanza evidente ad Embrun, quando scrive: per essere alla pace si potrebbe diventare membro del priorato di Sion, come discendente di Gesù Cristo che sposa Maria Maddalena e diventa fondatore della stirpe dei Merovingi. Quindi questo vizio della citazione lo ritroveremo anche più avanti. Dunque, diciamo due parole su Guicciardi. Allora, secondo Tardi, le visioni appunto dei complottiste sono indissociabili da una retorica della denuncia di cui il primo carattere osservabile è uno stile paranoide, come se l'ostensione del complotto andasse di pari passo con un delirio di interpretazione, suscettibile d'essere lui stesso sintomo di una struttura psichica paranoica. Il paranoico elimina l'incertezza, sistematizza la diffidenza e generalizza il sospetto. C'è un romanzo di Guicciardi che è intitolato Le 5 giornate, bisognerebbe anche occupare le banche, ma che è anche noto con il titolo di Aprire il fuoco, che fu pubblicato nel 69. E questo romanzo è un buon esempio di questo stile paranoide che caratterizza le teorie del complotto come genere letterario. La narrazione si snoda come un lungo flusso di coscienza. Il protagonista e il narratore vive in esilio dopo aver partecipato ad azioni rivoluzionarie ed aver subito ben 5 processi da parte di un sistema giudiziario corrotto. Anche se cita vari nomi di nemici personali, sembra che in realtà il suo vero nemico sia un intero sistema di potere, un sistema dominato da tribunali e banche che strappano all'individuo tutto ciò che ha. Come il colonnello Eco, il narratore è un editore fallito e un traduttore. Dunque, egli vive in un tempo ibrido, in cui fatti e persone del Risorgimento si mischiano con fatti e persone del Novecento. Per cui, per esempio, egli vive in esilio in Liguria, da una Milano ancora sotto il gioco austriaco, però guarda la televisione, oppure traduce Henry Miller, rievoca i suoi ricordi al seguito dei Mille e durante le 5 giornate del 1958, non nel 1848, e poi annovera tra i suoi amici personaggi risorgimentali come Cesare Correnti e anche novecenteschi come Giorgio Bocca. Il narratore guicciardiano, come Simonini di Eco, è ossessionato da manie di persecuzione ed è convinto che le spie dell'oppressore siano ovunque. Per esempio, non esce di casa se non è travestito. Vediamo questa citazione: ma non vado a caccia, si traveste da cacciatore. Non vado a caccia, mi vesto così perché ho sempre paura che mi riconoscano e niente esclude che le spie dell'oppressore siano già qua. Godo delle extraterritorialità, è vero, ma se poi mi attirano su con una trappola, io una volta a Milano mi metto dentro. No, no, meglio travestirsi, far credere che sono un cacciatore. Periodicamente gli deve lasciare il pietro villaggio del suo esilio per tornare a Milano per consegnare i testi che ha tradotto. E queste occasioni esasperano questa sua paranoia. La città, cito, è territorio di nemico, dove patisce su da tanta gente sotto l'oppressore. La città viene metaforicamente definita come un orto in cui lo sventurato attende il martirio come Cristo nel Getsemani. Vediamo questa citazione: si comincia a riconoscere il segnale dell'orto quando devi prepararti e avviarti nel corridoio, sottinteso del treno, verso la porta. Ma tu cerca sempre di non farti vedere e medita semmai su questo orto più volte segnalato dalle scritte sui muri o in cima alle neotorri illustranti della città affumata. Chiediti, fratello, di quale orto si stia qui parlando e se ci pensi appena lo capirai, finalmente, che è l'orto del Getsemani, dove il figlio dell'uomo sullo sangue. Ecco, come Gesù, anche il protagonista suda sangue.
egli spiega che si tratta di un fenomeno fisiologico chiamato ematridosi, dovuto a un'emozione violenta, quale per esempio un attacco di panico, di terrore oppure di paura. E l'ematridosi viene dai medici messa in relazione con l'isteria, patologia che però il narratore rifiuta sdegnosamente di avere in quanto la ritiene male femminile. Leggiamo, l'ematridosi, nota già a Galeno e Aristotele, è abbastanza frequente in soggetti molto sensibili e isterici. Moderiamo i termini, dico io a questo punto. Isterici parmi poco appropriato, dato che l'isterion, noi altri uomini, non ce l'abbiamo, contrariamente a ciò che credeva quella tale laggiù, povera ignora, donna ignara di questo ed altro. Naturalmente le spedizioni milanesi sono sempre il più rapido possibile e il protagonista non si ferma mai per la notte a Milano. Vediamo perché. Negli alberghi di Milano hanno marcato il mio cosiddetto nominativo e hanno ordine preciso di telefonare immediatamente in via Fate Bene Fratelli non appena io mi faccio vivo. Documenti falsi, non sono riuscita a procurarmene. Rivolgersi ai falsari professionisti è severamente vietato. Non ci si deve compromettere. Verboten avvicinare falsari, barboni, scippatori, specialisti della spaccata e delle tre carte, ricettatori e battone. Sono tutti informatori dell'imperial polizzano. Soffioni, informatori, spie, anime perse e vendute che per un deca venderebbero l'anima delle loro nonne. Ecco, uno degli elementi interessanti che poi rendono significativo questo libro è il suo riferimento autobiografico. Infatti veramente Bianciardi visse una serie di traversie legali e si ritirò a vivere, lasciò Milano per ritirarsi a vivere in Liguria. Situazione questa che, insomma, da lui fu veramente vissuto un po' come un esilio. Questo romanzo, come dicevamo, è un esempio dello stile paranoico. Il narratore applica la radicale mentalità del sospetto che abbiamo già riscontrato presso il personaggio di Braga Doccio, numero 0 di Eco. Ma anche con Simonini, per esempio, condivide con Simonini l'ossessione per il segreto e il travestimento dovuto alla sua mania di persecuzione. E con Simonini condivide anche lo sdoppiamento, uno sdoppiamento di personalità per Simonini, che è contemporaneamente sia Simonini che Dalla Piccola. È uno sdoppiamento, possiamo dire, temporale per Bianciardi, che il narratore Bianciardi anche vive in questo tempo ibrido, insomma, tra passato e presente. Lo stile delle opere di Bianciardi ed Eco risponde a quella che si può definire un'estetica della paranoia. Si tratta di uno stile allucinato, caratterizzato da una logica azzardata, fatta di audaci connessioni e di bizzarre associazioni di idee. Il flusso di coscienza bianciardiano, così come la scrittura dialistica adottata da Eco, sembrano in effetti forme letterarie che ben si adattano a questo tipo di estetica della paranoia. Questa estetica della paranoia sembra tipica di una serie di personaggi maschili, i cui precedenti vanno ricercati nella letteratura occidentale almeno dal XIX secolo. Nel suo libro, che si concentra in realtà sulla letteratura tedesca, Johnson scrive: "Men of melancholy or enthusiastic temperament, as represented in late 18th and 19th century literature and psychology, were prone to feel themselves at the mercy of other uncanny men with special powers akin to those to which Freud refers in his essay on the uncanny. We think of others as uncanny not only when we think of their intention as evil, but when we believe that they have special powers. These powers, however, are nothing supernatural and in fact only exist in the mind of the melancholy man who lives in a liminal, uncanny lack of home. The male protagonist of the novels treated in this chapter," lei sta parlando di romanzi, per esempio, di Tieck e di Schiller, "all of whom exhibit hysterical symptoms are convinced that they are victims of conspiracies. To be sure, they suffer from an excess of sentiment, but their psychological and social doom is sealed by their perceived victimization at the hands of others, lovers, friends, brothers, fathers, and secret societies." Per cui, secondo l'autrice, questa paranoia è tipica della cosiddetta isteria maschile, ottocentesca. E in effetti, nonostante lo sdegnato rifiuto delle ematridosi come sintomo dell'isteria vista come malattia femminile, il protagonista bianciardiano sembra essere un
dell'ottocentesco esterio maschile, che pare contraddistinguersi proprio per via di questa tendenza a vedere complotti e agenti nascosti dappertutto. Se consideriamo il piccolo corpus qui analizzato, si nota effettivamente che, in modo sorprendente, tutti o quasi tutti i personaggi legati al complotto sono uomini. Quindi sono uomini sia i teorici paranoici del complotto, pensiamo al nonno di Sicolini che era convinto che ci fosse questo complotto mondiale degli ebrei, oppure pensiamo anche al braggadoccio Diego, però sono uomini anche le grandi menti, queste grandi inquietanti figure di manipolatori nell'ombra, come appunto il vecchio Mubius nel romanzo di Camilleri, oppure lo stesso Simonini in Eco. La letteratura italiana contemporanea sul complotto sembra dunque, forse raccogliendo un'eredità culturale precedente, mettere in scena una paranoia del complotto prevalentemente maschile. Uno dei sintomi di questa paranoia, che ne determina un tratto stilistico ricorrente, sembra essere il gusto esasperato per la citazione e l'intertestualità, presente nelle opere di Eco, in Camilleri e nello stesso Biancardi. Questo aspetto dell'intertestualità, del gusto per la citazione, sembra d'altronde essere coerente con la tipica credenza dei complottisti secondo cui appunto tutto è legato, tutto è connesso. Ci andiamo adesso verso la conclusione. Dunque, come si è visto, Eco arriva a definire la forma universale del complotto, ossia una struttura narrativa di base che prevede la rappresentazione di un discorso che funzioni come una rivelazione, ovvero che porti alla luce le trame di potenti nemici nascosti in atmosfere cupe e inquietanti. E tale struttura può incarnarsi in molte delle forme testuali che caratterizzano la nostra cultura. Pensiamo per esempio al discorso multimediale, alla pamflettistica, ma naturalmente si incarna anche, come abbiamo visto, nella narrativa. Esistono molti studi, soprattutto, ma non solo, americani, che si concentrano su tratti ricorrenti nei romanzi basati su teorie del complotto. Queste ricerche ci spingono a ipotizzare che sia possibile trattare e studiare la narrativa del complotto come uno specifico genere, o almeno sottogenere letterario. Tuttavia, lo studio di un corpus di romanzi italiani dimostra un panorama molto vasto e variegato, differenziato al suo interno. Nella letteratura contemporanea, la narrazione del complotto assume tratti diversi, inserendosi in diversi sottogeneri, dal racconto tragicomico, come quello di Camilleri, Battiato Nello, eccetera, eccetera, alla denuncia storica, che abbiamo visto piuttosto in Sciascia, alla classica teoria del complotto con tanto di grandi personaggi misteriosi come quelle proposte, in Eco oppure in Camilleri. Ora, per arrivare ad una più precisa tipologia del genere del complotto in Italia, sarebbe necessario uno studio sistematico di un ampio corpus di romanzi, analizzati magari secondo una metodologia semiotica. Gli strumenti analitici elaborati dalla semiotica possono infatti essere un aiuto nello studio delle maggiori componenti delle teorie letterarie e non del complotto. I principali tratti che si possono evidenziare e studiare con un metodo semiotico si possono riassumere come segue. Allora, il primo è l'agency. Il problema dell'agentività è centrale nello studio delle teorie del complotto. Le teorie del complotto, come abbiamo anche visto in una delle citazioni di Mary, le teorie del complotto sono centrate su un problema di potere, un problema di autorità. E abbiamo visto come appunto questi personaggi, gli agenti misteriosi di cui un soggetto cerca di scoprire le trame nascoste, sia ovviamente un leitmotiv praticamente immancabile. Quindi, teorie della gentilità. Una seconda pista per una ricerca semiotica sarebbe uno studio che si basi su opposizioni binarie. Infatti, una teoria del complotto, come abbiamo detto, rivela, che implica la rivelazione di una trama segreta. Il regime del segreto è fondamentale nei complotti. Il contrasto tra essere e apparire è il primo di una serie di opposizioni
binari. Possiamo citare per esempio l'opposizione tra menzogna e verità, bene, male, luce, tenebra. Questa è proprio un'opposizione veramente molto diffusa in questo tipo di narrativa. Individuo, società. Tutte queste opposizioni contraddistinguono veramente l'immaginario legato alle teorie del complotto. Sarebbe anche possibile sviluppare l'elemento passionale. Negli romanzi che abbiamo visto qui, la base passionale del complotto è data da una parte dai timori di un individuo che teorizza il complotto e dall'altra dai desideri, dai propositi che sono attribuiti agli agenti del complotto, ai cospiratori. Generalmente si tratta di sete di potere e odio. La passione che domina però la narrazione in sé è l'angoscia, amplificata naturalmente da tutto quel set di ambientazioni lugubri, descrizioni grottesche dei personaggi, eccetera. Quello che è interessante è che però a volte queste passioni così stereotipate vengono rovesciate, come abbiamo visto, con humor, con ironia, con un senso dell'ironia. E questo senso dell'ironia è reso possibile proprio dal fatto che si tratta già di un genere così ben codificato che è possibile rovesciarlo. Una quarta pista è quella di manipolazione e interpretazione. La manipolazione è sottolineata in ogni narrativa del complotto, abbiamo visto questo accento posto sulla propaganda e così via. Il racconto si basa proprio su come la manipolazione avvenga, su come una serie di menzogne siano architettate per coprire scomode verità. La mentalità del sospetto radicale, come abbiamo visto, diventa quindi paranoia, che si può definire proprio come malattia dell'interpretazione, come una sorta di semiosi aberrante. Questo stile interpretativo si cristallizza poi in una peculiare estetica letteraria. Quindi stile interpretativo più estetica della paranoia danno quello che abbiamo chiamato stile paranoide in letteratura. E infine, lo spunto della contronarrativa. Come molti studiosi, ad esempio Cody, hanno sottolineato, una teoria del complotto si definisce in opposizione a una narrativa ufficiale. Vi ricordate, in apertura abbiamo parlato di questi fratricidi rassicuranti. Implica quindi l'opposizione di un soggetto rispetto alla società, avvertita come ostile o minacciosa. Le teorie del complotto possono essere quindi studiate come un sistema di ideologie in contrasto tra loro. Quindi ciascuna di queste componenti può essere oggetto di un'analisi semiotica finalizzata ad una più precisa tipologia del complotto come genere letterario e in particolare nella letteratura italiana. Rispetto per esempio alla cultura americana, la letteratura italiana sembra più lontana dal sottogenere del complotto UFO alieno e invece più sensibile a un immaginario ricco di sette segreti che dall'altro e che d'altra parte non mancano veramente nella nostra storia nazionale e quindi stimolano la curiosità su quali siano veramente i loro scopi e le loro azioni. Troviamo rappresentati teorici del complotto sia da parte cattolica, pensiamo appunto al romanzo di Lino Camilleri, sia da parte rivoluzionario anarchico, pensiamo per esempio a Bianciani. Troviamo soprannaturali personificazioni del male, pensiamo ancora una volta a Camilleri, ma anche troviamo cronaca amaramente realistica, di fatto, come abbiamo citato per esempio Sciascia, ma un'ironia tipicamente italiana è spesso pronta a sdrammatizzare il grande complotto, riducendolo a un intrigo di scaltri, magoffi, approfoncelli, come dice Alianello. Inoltre, sempre in vista di analisi più estese, pare ipotizzabile che le narrazioni del complotto possano avere dei picchi corrispondenti ai diversi momenti della verità che scuotono la nazione e che in Italia hanno questi racconti alternativi che danno spiegazioni a questi fatti così gravi, possono avere due diverse funzioni. Una che in un certo senso annulla o esorcizza l'altra. Quindi da una parte il complotto può fornire la classica contronarrativa che per quanto spaventosa, come abbiamo visto, sembra fornire una spiegazione alternativa rispetto alla poco persuasiva versione ufficiale istituzionale, a fatti appunto di grande gravità. Dall'altra parte però la declinazione ironica o riduttiva del complotto
sembra immunizzare gli italiani mediante una sorta di dissacrazione del complotto e sembra impedire loro di aderire a quella che in altre culture sembra a volte quasi assumere la forma di una religiosità alternativa. Grazie. Un discorso diverso per mostrare
l'incapacità delle persone di riconoscere i propri piani. Sì. Come dicevo, siamo un popolo di pugnali e veleni, insomma, e addirittura se leggiamo la cultura greco-romana, insomma, è pieno di storie di complotti, sì. dall'uccisione di Cesare, insomma, in Borgia, fino ad arrivare, insomma, veramente tutta la storia di tutti i generi. Quindi, sì, i complotti se ne trovano dappertutto. Io mi sono occupata con l'esigenza pratica di dover circoscrivere un po'. Esatto. E mi interesso soprattutto di storia nazionale. E conoscevo questa teoria dei fratricidi rassicuranti, per cui ci sono degli eventi particolarmente traumatici nella storia di una nazione che richiedono di essere rielaborati in qualche modo. Per esempio Anderson parla soprattutto delle guerre civili, quindi dei massacri tra fratelli, se vogliamo. E sono eventi veramente destabilizzanti per una nazione, giusto? E quindi richiedono una narrazione in qualche modo rassicurante. Però allo stesso tempo, per esempio, Taguieff mette in relazione, riscontra un picco di teorie del complotto con l'avvento della rivoluzione francese. Quindi quando ci sono eventi talmente sconvolgenti, non solo, la mia conclusione è che non solo appunto ci siano delle narrazioni rassicuranti, ma anche quest'altra forma di narrazione potrebbe essere un modo per dare un senso dei fatti che è così difficile, insomma, accettare e integrare in un racconto storico di una nazione, insomma. Come integriamo queste, come facciamo come veniamo a patti con queste realtà così dure? Quindi da una parte c'è la classica narrazione magari istituzionale e dall'altra però c'è anche un fiorire di queste... L'abbiamo visto dopo l'11 settembre, esatto. Quindi... altre domande? Approfitto per partecipare io. Purtroppo non hai potuto partecipare per i limiti di natura geografica, insomma, gli scorsi interventi. Uno degli elementi che avverso più volte è quello delle strategie di attestazione di queste religioni alternative, sostanzialmente queste proposte che appunto vengono a sconfessare la religione di mondo, sia essa appunto legata all'ambito religioso, piuttosto che altri ambiti, libero, politico o altri. E si è molto insistito sul fatto che spesso si tratta di elementi che non possono essere trovati e quindi si ricorre all'iperbole, quindi al fatto di aggiungere moltissimi elementi per in qualche modo giustificare il nuovo paradigma che viene proposto. Mi chiedo quindi se hai avuto modo, vedranno anche tutti questi testi che hai citato e così nel dettaglio analizzato, di poter fare delle riflessioni in questo senso. Ma guarda, mentre parlavi mi è venuto assolutamente in mente questo ultimo romanzo di Eco, è veramente così, cioè ci sono tutte queste elucubrazioni di questo personaggio paranoico braggadocio che continuano a costellare eventi storici. Se uno si lascia trasportare da questo mare di parole, di supposizioni, può sembrare che abbia un senso, perché poi uno ci torna e ci ragiona, si vede che in fondo sono solo cose, come dici tu, giustapposte, che hanno diciamo delle isotopie, okay? Che hanno delle cose che in qualche modo tornano, quindi effettivamente qualcosa c'entra. Se il teorico del complotto ha una buona favella, una buona capacità retorica di mettere insieme tutte queste cose, sembra veramente un discorso convincente, eccetera. Poi però se uno va lì e fa un'analisi, si vede che è solo un affastellamento senza un grande... Sì. Però diciamo che anche qua è come uno scrittore innocente, nel senso che lui tutte queste teorie le conosce benissimo e lo fa chiaramente apposta, quindi... Altri interventi? Ringraziamo di nuovo Gianni Ponzo per questo splendido intervento.